di ricorderei, cioè, questa povertà, questa distruzione, queste macerie toccherà a noi rimetterle a posto, e quindi è bene che si faccia da parte, faccia la sua passerella e torni a Roma, sperabilmente ci rimanga il meno possibile. Ma che è che la prenderà male? È problema suo, noi saremo contentissimi, direi che non siamo preoccupati. Non siamo preoccupati della reazione di Giorgio Meloni. C'è una cosa però che è importante ricordare. Oggi, in maniera sistematica, tutti gli appartenenti del centrodestra hanno attaccato la coalizione, hanno attaccato questa situazione che noi stiamo vedendo oggi. E perché l'hanno fatto? Perché hanno paura. E quindi, siccome hanno paura, vuol dire che stanno facendo bene. Siccome hanno paura, vuol dire che questa è la strada giusta. E che questa sicurezza estrema che avevano, questa arroganza che avevano pensando di cambiare il candidato, perché tu l'hai ricordato molto bene, uno vale l'altro, no? Alla fine, voglio dire, non c'è Solinas, quindi si può anche mettere un sindaco con cui riesce a gestire la sua città come presidente della regione Sardegna, e l'hanno fatto con arroganza. Ecco, il fatto di non sentirsi poi così sicuri è sicuramente già una grandissima vittoria, perché noi faremo sentire la nostra diversità, faremo sentire il nostro cambiamento. Io dicevo prima, guarda, i sardi sono gente strana, alla fine non ci arrabbiamo tanto, non riusciamo ad essere particolarmente rivoluzionari, non è per noi, ma abbiamo un inno che qualcuno ogni tanto si dovrebbe ricordare. E l'inno della Sardegna dice: procurare e moderare, barone Zacchiannini. E quindi io a lei domani, che arriva qua, gli direi proprio questo, gli direi: procurare e moderare, barone Zacchiannini, perché dopo ogni anno ferma i treni, e noi forse qua fermeremo tre.